Non abbiamo nostalgie, ma memoria storica deve esserci, perché più ci si allontana dagli eventi, più ognuno li interpreta come vuole e ognuno ha ragione, no? Abbiamo anche una base sociale giovane, spesso non poteva esserci in questi eventi, quindi deve conoscere. Non è un punto d'arrivo, ma è un trampolino per crescere con nuove scelte. A conclusione voglio ringraziare gli enti, le istituzioni e i collaboratori esterni che ci hanno supportato nel nostro lavoro, che spesso prevede ostacoli e difficoltà che esulano dallo stretto aspetto gestionale. I consumatori, che privilegiano i nostri prodotti, i nostri clienti, dal negozio tradizionale ai grossisti, alla grande distribuzione, soprattutto a quella che dà spazio e respiro ai prodotti veneti, che oggi è benissimo rappresentata qua, sia dal Cavalier Cestaro, sia da Gianni Canella, e anche da Lando, che è un altro in altra area regionale, nostro primo estimatore. Quindi i nostri clienti in media che quasi sempre ci hanno seguito con simpatia. Io non ho titolo per parlare dei presidenti. Dico solo che la fortuna di Latte Busche è stata anche la stabilità della proprietà. 5 soli presidenti in 70 anni. Io ho avuto fortuna da un lato, sfortuna dall'altro di conoscervi tutti. Come ha detto ben il presidente di oggi, figure molto diverse, di origine e cultura, però tutti, come li ho vissuti io, straordinariamente tesi all'interesse della cooperativa. L'ultimo arrivato, avete sentito, fino al 74 non era addirittura socio, però ho capito tutte le difficoltà che c'erano nelle turnali. Da 50 anni è socio di Latte Busche. Diciamo che aveva frequentato l'azienda così, così. Quando è diventato presidente, più di qualcuno mi ha detto, ma Farallo è presidente? Perché no? Ecco, credo che in questi anni abbia dimostrato, con un'applicazione, diciamo, ferrea, di essere un buon presidente anche lui, come lo sono stati gli altri, da Donazzolo, con cui ho vissuto 33 anni assieme, ad Augusto, con cui non ho mai avuto nessuna contrarietà, a Canova evidentemente mi ha assunto, quindi sicuramente è stato un bravissimo presidente, ma anche il Cavalier Turin, sicuramente, guardate, in quegli anni che ha descritto il governatore prima, andare in giro a spiegare, a fare, a mettere insieme, veramente è stato un pioniere e che ha fatto tutto in maniera, ve lo posso garantire, assolutamente disinteressata. La compagine comunque non può guardare solo i presidenti. Per fortuna ci sono stati 16 vicepresidenti che vi vedete ben elencati, che hanno contribuito alla concordia della azienda, perché come è scritto nella posa della prima pietra, con l'armonia le cose crescono, la discordia distrugge anche quelle grandi. Devo fare un ringraziamento sincero, personale, al collegio sindacale, perché specie negli ultimi anni, oltre che come collegio sindacale, come ODV, veramente ha dato un contributo importante all'operare di noi dirigenti. Un grazie di cuore a tutti i collaboratori, perché la forza del gruppo è vitale. Da noi non ce n'è mai stato uno che segna 3 gol a partita, tutte le partite. Siamo riusciti a segnare qualche gol tutti insieme,
E quindi un grazie particolare lo faccio anche al direttore amministrativo Nerio Sanguini, finanziario, al direttore vendita Antonello Santi, nonché a tutti i responsabili. Nonché ai responsabili di stabilimento e di funzione, e confermo che su di loro la Tebusche conta per il proprio divenire. Abbiamo visto passare generazioni, ma l'azienda continua a crescere. Un grazie sincero anche a chi a questa crescita ha contribuito in passato, perché anche qua sarebbe un grave errore che stiamo facendo o abbiamo fatto tutto noi. No, c'era anche qualcuno prima e noi abbiamo fruito di quello che loro hanno fatto. Oggi sono con noi tutte queste aziende che ringraziamo non solo per l'organizzazione di questa giornata, ma anche per il rapporto che intratteniamo giornalmente in azienda. Dobbiamo essere fiduciosi, dico io, perché si tocca con mano, forse più che in passato, la capacità di questa impresa cooperativa di dare prospettiva ai propri soci. Quello che non dobbiamo dimenticare è che siamo un'entità economica e come tale dobbiamo stare sul mercato. Impegno e sacrificio non dovranno mancare, ma con la certezza che finché permangono i valori tradizionali di Tebusche, saremo sempre noi a decidere il nostro futuro, evitando che siano altri a farlo per noi. Abbiamo chiuso un 2023, e siamo veramente alla fine, con il maggior fatturato di sempre, con la maggior redditività di sempre, nonostante, vedete, la linea rossa dei costi impellenti, con un patrimonio netto che supera i 20 milioni e un EBITDA che supera il 10% se mettiamo i valori del latte a prezzi di mercato. E il 2024, oggi c'è il sole, io credo che i nostri produttori possano aspettarsi che qualcosa miglioreremo anche nell'anno in corso. Allora mi sembra di poter dire, e qui ho veramente finito, che lo scopo mutualistico che predicava Don Antonio della Lucia, ecco, non è fuori dal tempo, anche se oggi bisogna gestire un'azienda. Sono i principi e gli ideali che non possono cambiare. Le strutture possono essere quella sua di Canale d'Agordo, la nostra di ieri o la Tebusche di oggi. Grazie. Lo vedremo.